Oh, finalmente ci siamo. Abbiamo la nostra chitarra, abbiamo la nostra vernice, abbiamo il nostro nastro adesivo e finalmente adesso verniciamo il nostro kit PRS di Harley Benton. Ciao a tutti, bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Andrea Marcellan ed è arrivato il momento, quello che forse più di tutti stavamo aspettando, perché bello giocare con il kit, assemblarlo, smontarlo, modificarlo, migliorarlo un pochino, trovare eventuali problemi, ma portarlo da un pezzo che esteticamente è legno un po' grezzo a uno strumento che esteticamente è finito, forse è la cosa più interessante. Proprio a proposito di questo, devo ringraziare uno di voi, ovvero Gabriele, che guardando il video dove abbiamo assemblato assieme la chitarra, mi ha mandato una mail dicendomi: "Ciao Andrea, io lavoro per Arekson. Visto che devi verniciare la chitarra, ti va se ti metto in contatto con il nostro dipartimento che si occupa appunto di tutte le questioni tecniche riguardanti la vernice, ti può dare qualche dritta e magari farti arrivare anche qualche prodotto da testare?" E io gli ho detto: "Certo che sì." Grazie Gabriele. Sono riuscito a entrare in contatto con Leonardo, che si occupa del reparto tecnico di Arekson. Abbiamo scambiato un po' di idee, un po' di consigli e a un certo punto mi ha detto: "Senti, ti mando un piccolo kit con un po' di vernici colorate, un po' di vernici trasparenti, così puoi fare l'esperimento sulla tua chitarra e vedere cosa viene fuori." Quindi, chiudendo questo discorso, io ci tengo a ringraziare Arekson che ci ha messo a disposizione le vernici che andremo ad usare oggi per verniciare questo kit. Per quanto riguarda i colori, li abbiamo scelti insieme ai ragazzi su Patreon. Potete leggere i loro nomi qua sotto. Se non sapete che cos'è Patreon, fate un salto, c'è una prova gratuita di 7 giorni dove avete libero accesso a tutti i contenuti che io creo ogni settimana per i ragazzi che sono su questo gruppo. Trovate video, retroscena, recensioni e anche semplicemente chiacchiere su quello che è in lavorazione, sulle novità che sono in arrivo. Venite a dare un'occhiata. Quindi l'idea è una verniciatura semplice, un paio di mani perché copre molto bene di nero, un paio di mani di blu e un paio di mani, due o tre mani di trasparente per andare a proteggere il colore sottostante. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale che è completamente gratuito, soprattutto se vi piacciono questo tipo di contenuti, e di dare sempre un'occhiata alla descrizione di tutti i miei video perché trovate molti link utili e in particolare i link a tutte le cose che mi vedete utilizzare. Detto questo, ragazzi, non c'è molto altro da chiacchierare perché sapete bene che se dobbiamo verniciare la chitarra, prima la dobbiamo smontare. Quindi liberiamo lo spazio sul bancone e velocizziamo perché adesso la facciamo a pezzi. Come vedete, ho proprio tolto tutto, 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 anche le sedi dei pivot perché sono venute via abbastanza facilmente. Cosa facciamo adesso? L'idea iniziale era quella proprio di carteggiare tutto, ma siccome questi body sono comunque fatti molto bene e hanno una sorta di base, potrebbe essere un turapori, un sealer, non te lo dicono ovviamente, ma c'è comunque una base di vernice su questo strumento. Andare a carteggiarlo significa, magari per me niente di grave, ma per qualcuno che non ha esperienza si potrebbe significare dire lasciare un po' di questo turapori o sealer un po' qui sì, un po' qui no, oppure carteggiare con la carta vetrata sbagliata e stondare troppo un punto. Insomma, la possibilità di fare peggio è molto alta, quindi, come per il resto della costruzione di questo kit, ho deciso di immedesimarmi il più possibile nella vostra situazione e quindi ho deciso di lasciarlo così com'è e andare semplicemente sopra con la vernice. L'unica cosa che farò, se avete questo identico tipo di kit, è che, essendo leggermente bombato il top, in alcuni punti si è alzato un pochino il pelo del legno, quindi sentiamo che magari qua è liscio e qua un pochino gratta. Quindi, con della carta vetrata molto fina, e con molto fine intendo 600, 800, perché l'idea è proprio andare solo a piano piano a togliere questo leggero senso di pelo di legno che si è alzato per renderla più omogeneamente liscia. Ma l'idea non è renderla assolutamente perfetta, impeccabile, perché potrei portare a un risultato che poi voi non siete in grado di replicare e io voglio che voi vi sentiate confidenti nel fare quello che sto facendo io. Quindi semplicemente una leggera carteggiatura per lisciare dove non è perfettamente liscia, cercando di non passare oltre questo strato che gli hanno applicato sopra, e dopodiché si tratta di
coprire il filetto perché dobbiamo andare a verniciare di nero, ma solo il retro del corpo. Cercherò di mascherare il meglio possibile con questo tipo di adesivo, che è un nastro vinilico, se non ricordo male, che ha la proprietà di essere molto flessibile, per cui seguire le curve in un senso o nell'altro dovrebbe riuscire particolarmente facile. In più è di un materiale che è proprio difficile che la vernice riesca a penetrarlo ed andare a macchiare zone che non vogliamo. Io sto usando della carta 800, che è questa qui, e non sto usando tamponi, che sarebbe a dire dei blocchetti per dargli una forma, per renderlo piatto, perché è talmente delicata l'800 come capacità abrasiva che basta semplicemente passarla un pochino a mano. Cosa buona è indossare la mascherina, cosa che farò appena finisco di parlare, ma vedrete che io per esempio qua già sentivo che c'era un po' di ruvido ed è bastato passare la carta proprio solo così, con molta delicatezza, senza nemmeno premere, proprio un passaggio molto delicato, e ogni tanto sentire se nel punto dove avevamo sentito che era un po' grezzo, non liscio, ripassare, controllare, ripassare finché non sentite che è diventato bello liscio, ed è esattamente quello che sto facendo io adesso. Come vi raccontavo prima, qualche bottarella c'è, una piccola bottarella qui, una piccola bottarella qui, però ora che andiamo a togliere uno schiacciamento del genere su un legno che poi comunque è tenero e tenderà a prendere altre botte in futuro, ci metteremo a carteggiare e carteggiare, carteggiare, insomma, secondo me per questo primo esperimento che ci deve semmai cominciare a dare il là su come porci, su come comportarci, su cosa fare nei prossimi esperimenti che faremo. Non fossilizzatevi troppo su minimi dettagli, fidatevi dei vostri polpastrelli, toccate, accarezzate la chitarra e quando la sentite che è bella liscia, bella omogenea, va bene così. Abbiamo il top che è pronto, è liscio, il filetto che è protetto. È giunto il momento di andare a farci un manico, un pezzo di legno semplicemente da montare nella sede del manico da fissare con le viti per poterla maneggiare. Per fortuna è un body leggero, per cui significherà non fare troppi sforzi nel maneggiarla e rigirarla per verniciarla. E andiamo a verniciare questo top con questo magnifico blu diamantato. Bene, adesso che finalmente mi vedete verniciare, prendete nota di un po' di cose come la velocità a cui mi muovo, quanta vernice erogo e come le varie passate si vanno a sovrapporre con la precedente, perché è importante che capiate che per costruire una buona verniciatura non dovete subito puntare a una copertura perfetta. La vernice bella si costruisce un pochino alla volta, passata dopo passata. Quindi regola numero 1: non abbiate fretta. Ovviamente noi alla fine abbiamo scelto il kit più difficile di tutti da fare, perché è bombato e quindi significa che in fase di lavorazione sono le cose dove più hanno tirato dritto. Guardando proprio con la giusta inclinazione si intravede proprio a malapena, perché sono veramente fine fini, ma proprio dei segni di carteggiatura qui in questo senso, qui in questo senso. Poca roba, ma c'è, ed è un peccato perché come vedete il colore è proprio una figata. Vediamo se riusciamo a recuperare questa cosa qui, magari diamo anche qua una leggera carteggiatina e delle altre mani, così da farlo diventare ancora più bello, ancora più preciso. Lo ripassiamo quando è bene asciutto, ovvero domani, sempre con la carta vetrata 800, sempre molto leggeri perché non vogliamo tornare a legno, ma anche se tornassimo a legno, siccome dobbiamo ridare lo stesso colore sopra, non sarebbe alcun problema, per cui possiamo comunque perfezionarlo. Altra sessione di carteggiatura, qui io sto usando sempre grana 800, a secco in questo caso, ma potete tranquillamente spruzzare un po' d'acqua, così la carta vetrata scorre meglio, si riempie più difficilmente di vernice e quindi vi dura anche di più. Seconda sessione di verniciatura, qui notate subito che mi muovo un pochino più lentamente. Questo significa che a ogni passata che do si deposita più vernice. Mantenete sempre in mente di non essere frettolosi, di non esagerare, di non creare colature, perché stessa regola detta anche prima, piano piano costruirete la vernice così come ce l'avete in mente. Finita anche questa mano di verniciatura, si aspettano 24 ore e poi, come vedete, è giunto il momento di togliere il nastro adesivo vinilico che proteggeva il punto di transizione fra il top che sarà blu e il retro che sarà nero. A questo punto infatti devo mascherare leggermente la parte blu
a filo con il punto in cui arriverà il nero e finire di coprire la porzione di filetto bianco lungo le fasce. Anche questa è un'operazione abbastanza lunga, abbastanza delicata, però ne va sicuramente del risultato finale, quindi è importante. Qui, utilizzando un pochino di fogli di giornale e di scotch carta, ho coperto il più accuratamente possibile il top della chitarra ed è qua che è successo il fattaccio, che lo scotch carta, nonostante avessi aspettato, ha danneggiato la vernice del top. È giunto il momento di dare le mani di nero. Come vedete, la tecnica è sempre quella, non si esagera con il colore, tante piccole passate per ottenere una colorazione omogenea ma non perfetta al primo turno. Qui l'unica differenza è che ci sono le fasce, tra virgolette, per cui prima ho dato il nero su tutte le fasce e poi ho dato le mie 3-4 passate di nero, prima in un senso, poi nell'altro, sul fondo dello strumento. L'importante è andare con calma, non avere fretta, non rischiare di conseguenza di fare colate, ma puntare a fare un lavoro che è pensato e riflettuto passata dopo passata. Siamo arrivati al momento del trasparente. È stata un'esperienza abbastanza lunga, con tanti imprevisti. Non tutti questi imprevisti sono presenti nel video, perché sennò sarebbe venuto fuori qualcosa di veramente troppo lungo. Però, insomma, è un esperimento utilizzando vernici alle quali non sono abituato e probabilmente non siete abituati nemmeno voi. Aspettiamo di vedere ovviamente il risultato finale prima di trarre le nostre conclusioni, però diciamo che alla fine è un po' così. Gli americani lo chiamano learning the hard way, ovvero imparare le cose prendendosela un po' sui denti, e va bene così. Alla fine, se va sempre tutto troppo liscio, si impara poco, ci rimane poco. Invece le cose che ci scottano sono poi quelle che ci rimangono in mente e che ci aiutano a fare lo stesso lavoro nella prossima occasione in modo più lineare, senza troppi inconvenienti. Perché? Perché ci è rimasto quel ricordo che ci ha bruciato, ma ci ha insegnato qualcosa. La situazione attuale è questa. Abbiamo il nostro blu diamantato, dobbiamo spolverarla, ovvero un pochino prima di verniciarla. Blu diamantato sul davanti, il filetto pulito, ripulito. Oh, guarda, qua c'è ancora un pochino di blu, per fortuna che l'ho visto, che adesso lo togliamo. Fondo e chiamiamole fasce nero opaco. Diamo il trasparente e vediamo cosa viene fuori. E siamo alla penultima sessione di verniciatura. E anche per questa sessione di verniciatura valgono le stesse identiche regole dette fino a questo momento. Mi interessa creare uno strato importante di vernice che possa carteggiare senza avere il rischio di passare attraverso il trasparente e arrivare a intaccare il nero o il blu, comportando dei problemi che mi costringerebbero a ricarteggiare tutto più a fondo e riverniciare il colore prima di dare di nuovo il trasparente, per cui anche qui andiamo con calma, ma soprattutto stiamo creando la base vera e propria per la mano finale, che è quella che darà il risultato più esteticamente bello. Infatti, come vedete, passo tutto lo strumento sempre con carta 800, ma diversamente da come mi avete visto fare prima, uso un pochino d'acqua come sorta di lubrificante. Questo fa sì che la carta vetrata non si riempia subito di vernice, che scorra bene e che mi permetta di ottenere un risultato ancora più omogeneo, anche perché se si crea una caccola di vernice sulla carta vetrata che state utilizzando, quella caccola può causare degli strisci e non è assolutamente quello che vogliamo, soprattutto sulle mani finali di una chitarra. Va passato tutto lo strumento in ogni suo punto. Ce ne accorgiamo perché una volta che abbiamo ripulito e asciugato le nostre passate di carta vetrata, lo strumento diventa ancora più opaco, diventa quasi bianchiccio dove siamo passati, e allora là sappiamo che l'abbiamo carteggiato tutto. A questo punto viene la mano finale, che è quella più importante di tutte. Perché è importante? Perché, se vedete, sono ancora più lento e ogni passata tende a sovrapporsi ancora di più alla precedente. E se vedete, in molte occasioni mi soffermo in più su una zona, insisto, do qualche spruzzata in più, controllo bene in controluce la situazione, ovviamente senza esagerare perché non voglio creare colature, ma l'idea è quella di avere questo aspetto finale estremamente omogeneo,
una vernice che non ha chiazze, non ha zone più o meno lucide, ma è perfettamente omogeneamente ricoperto di vernice. Eccoci qua, finalmente abbiamo finito di verniciare il body di questo kit PRS. Abbiamo aspettato circa 50 ore da quando abbiamo dato le ultime mani di trasparente opaco. Sappiamo che le vernici in generale ci mettono anche una settimana o più di una settimana per essere completamente asciutte. Ciò non significa che dopo 24-48 ore possano essere prese in mano, quindi maneggiate, carteggiate, ripulite. Per cui 50 ore circa di attesa vanno più che bene, al tatto si sente che è pronta per essere riassemblata ed è esattamente quello che andiamo a fare adesso e poi finalmente ve la faccio vedere finita. Eccoci qua, come vedete, strumento finito, spero che vi sia piaciuto così come l'avete visto un pochino più nel dettaglio pochi secondi fa. Come ho detto all'inizio di questo video, non è uno strumento che è perfetto, però è bello ed è esattamente quello che volevo, perché la mia idea era quella di mettermi nei vostri panni con le vostre possibilità, quindi senza aerografo, senza forno per la verniciatura, senza vernici professionali, ma semplici bombolette che potete comprare appunto o su Amazon o da qualche ferramenta dalle vostre parti. L'unica cosa che ha reso questa esperienza davvero difficile è stata sostanzialmente la scelta del modello, perché questa è una chitarra col filetto, abbiamo deciso di farla metà blu e metà nera e questo significa che abbiamo dovuto lavorare a step, per cui come avete visto verniciare di blu proteggendo i filetti, quando ero soddisfatto del blu proteggere il blu per verniciare di nero dietro, sempre proteggendo i filetti, e poi verniciare con il trasparente opaco, che detto così è stato semplicissimo, ma ho avuto diversi problemi, ovvero che nonostante avessi aspettato 48 ore dopo aver dato il blu e essere felice per verniciare di nero il retro, ho coperto con la carta di giornale, un po' di scotch carta, il top, e nei punti dove lo scotch carta è andato a contatto con la vernice, ahimè, quando ho tolto la protezione dopo aver verniciato il nero, ho visto che lo scotch ha rovinato in alcuni punti la vernice blu. Questo significa ridover carteggiare la superficie blu per riapplicare del blu, e questo significava proteggere di nuovo tutto il nero, insomma dei passaggi in più che una vernice professionale che asciuga molto più velocemente e dopo 24 ore, 48 ore, neanche per sbaglio vi dà problemi di questo genere. Diciamo che avrei preferito evitarli, infatti ci ho messo 2 settimane invece che pochi giorni per farlo, però insomma l'importante è che con un po' di pazienza sono riuscito a recuperare il top, che nonostante questo mi ha fatto di nuovo questo stesso scherzo, anche se molto meno, avendo aspettato questa volta mi pare 4 giorni. Purtroppo è successo così, e anche in quel caso là, anche se era meno il danno, ho dovuto comunque carteggiare e riapplicare il blu, insomma è diventata una cosa un pochino lunga. Per cui dicevo, per il blu, per il nero va benissimo mani composte da passate incrociate leggere, quando è il momento invece di dare il trasparente bisogna essere un pochino più, esagerare un pochino in più con queste passate, soprattutto nelle mani finali, perché dando semplicemente mani incrociate, passate incrociate leggere, si crea una finitura che è un po' a chiazze. Invece insistendo un pochino di più, ovviamente cercando di evitare le colature, e come mi avete visto fare nel video è un continuo fare tss, 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 insistere ma con piccole spruzzature finché non vedete che quella zona diventa tra virgolette lucidina, perché è una vernice opaca ma omogenea, e insistere su tutto il corpo, su tutte le fasce, il fondo, finché non vedete questo risultato. Questo parlo però della mano finale. In questo modo sappiamo che alla fine ci troviamo con uno strumento che è molto omogeneo come finitura,
liscio e non è proprio strettamente necessario andare a opacizzare la finitura finale con, per esempio, partendo con la carta 1000, poi 1200, poi 1500, che di solito è più che sufficiente, e ripassarla tutta per dargli proprio un'opacità generale perfetta. Ma mi ha permesso di fermarmi all'ultima spruzzata, all'ultima sessione di verniciatura data in questo modo, cercando di dare una finitura opaca molto omogenea, quindi insistendo un pochino di più. Lo strumento si è rivelato finito e pronto 48 ore dopo. Oggi ho semplicemente assemblato tutto e sono contento del risultato finale. Qualche consiglio invece sulla vernice quando l'applicate, che non vi ho dato durante la fase di verniciatura. State attenti a dove premete, cercate di premere col dito esattamente sopra all'erogatore, perché se state anche solo così e non ve ne accorgete, un po' alla volta lo spray si accumula sul vostro dito, poi dal vostro dito gocciola giù davanti al getto appunto della bomboletta e vi spara le goccioline sulla finitura, e dopo dovete aspettare 24 ore, catteggiare le goccioline e rifare. Ancora di più, avrete notato che a un certo punto all'inizio avevo i guanti su tutte e due le mani, dopodiché sulla destra ho deciso di non utilizzarlo più, proprio per la stessa ragione, perché se già non stiamo attenti a dove mettiamo il dito, in più abbiamo i guanti che spesso fanno un pochino, no, di disavanzo, e questo va davanti allo spray e accumula gocce e poi le spara, insomma, piccole cose ma da cercare di evitare. Ultima cosa, nonostante ci sia scritto che è una valvola autopulente, quando avete finito la vostra sessione di verniciatura si consiglia sempre di metterle a testa in giù e spruzzare finché non smette di uscire colore e esce solo il gas che è in pressione all'interno della bomboletta. Questo per avere una perfetta pulizia dell'ugello pronto per la prossima sessione di verniciatura. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che il risultato finale vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Magari lasciate anche un bel mi piace di sostegno al canale. E vi invito come sempre ad iscrivervi, è assolutamente gratuito, a dare un'occhiata a tutti i link che vedete in descrizione, dove trovate le vernici che ho utilizzato, ovviamente il link a questo kit ma anche ad altri kit, e sul mio shop Amazon trovate tutti gli attrezzi che mi vedete utilizzare e cose simili. Date anche un'occhiata a Patreon e valutate l'idea, se non vi piace Patreon, di iscrivervi al canale, di abbonarvi al canale, c'è il pulsante qua sotto. Non c'è altro da aggiungere ragazzi, non vedo l'ora di farvi anche sentire come suona questa chitarra e di svelarvi quali sono i passi successivi che ho in mente per questo kit, ma detto questo io come al solito vi abbraccio e vi saluto rimandandovi al prossimo video. Ciao!